Tu sai, la casa di Esinaudi fu fondata nel 1933, all'inizio del secondo decennale, quello che si chiamò il secondo decennale del fascismo, cominciò nel 1932. E io, essendo amico di Giulia Einaudi e di gran parte dei giovani collaboratori, feci subito parte della casa editrice, dei membri attivi della casa editrice, soprattutto perché si pensò che per lanciare la casa editrice valeva la pena di fondare una rivista di cultura, non poteva certamente fare una rivista politica durante la prima di cultura, però che potesse far passare attraverso articoli culturali dei messaggi politici. E questa rivista si chiamò La Cultura. Non era una rivista nuova, era una rivista che esisteva già da parecchio tempo, ma che si era esaurita. La testata non era nuova, ma la rivista si era esaurita. E Einaudi la riprese e uscì per un anno e mezzo, questa rivista che raccolse una collaborazione di noti intellettuali, vecchi e giovani, che non erano certamente in odore di fascismo. Chi sono i protagonisti di questa prima stagione pre-guerra dell'Einaudi? Ma soprattutto Leone Ginzburg e Pavese, che hanno impostato la maggior parte delle collane. I saggi, quelli con la copertina, col cerchio rosso. I saggi, poi la collana di cultura storica, quella verde. E a proposito della collana di cultura storica, da ricordare che il maggiore collaboratore di quegli anni della storia di Einaudi, un personaggio molto noto alla vita politica e culturale italiana, che apparteneva però ad un'altra generazione rispetto a noi, che era Luigi Salvatorelli. Cioè, Luigi Salvatorelli era un antifascista, era uno che aveva dovuto ritirarsi dall'università e anche dalla stampa, di cui era uno dei maggiori collaboratori, perché non aveva aderito al fascismo, e viveva scrivendo dei libri di storia. Ecco, questo filo rosso non si interrompe mai attraverso la guerra, perché Pavese vi è una continuità tranne il povero Leone Ginzburg, che morì in un carcere a Roma durante l'occupazione tedesca, perché Pavese fu poi il grande animatore della casa editrice anche dopo la guerra. Le riunioni molto interessante, perché Einaudi ebbe l'idea di fare delle riunioni periodiche dei redattori, cioè di coloro che, o dei consulenti, coloro che davano i consigli sui libri da fare, e che in modo così un po' pomposo e allo stesso tempo scherzoso, all'inizio, subito dopo il 45, ci chiamavamo senatori, i senatori. Noi eravamo i senatori. Quella riunione che si faceva al mercoledì, tutti i mercoledì, era la riunione. Quindi un'anticipazione del tuo futuro. Un'anticipazione del tuo futuro. Ecco, forse non ci ho mai pensato, ma è stata la prima carica di senatore che ho avuto. C'erano state per molto tempo nella casa editrice stufe di mattoni, quando il riscaldamento non funzionava per via della guerra. Poi furono aggiustate le caldaie dei termosifoni, ma quelle stufe, ancora per lungo tempo, restarono. Poi l'editore le fece portare via. C'erano nelle stanze tutti i manoscritti ammucchiati, in disordine, non essendovi abbastanza scaffali. Infine vennero fatti scaffali svedesi, con assi intercambiabili, che arrivavano fino al soffitto. Nel corridoio, al fondo, fu dipinta una parete di nero e vi vennero appese con puntine da disegno stampe e riproduzioni di quadri. Poi furono buttate via le puntine da disegno e si appesero,
in lucide cornici, veri quadri. La piccola casa editrice d'una volta era diventata grande e importante. Vi lavorava ora molta gente. Aveva una nuova sede in Corso Re Umberto, la sede antica essendo crollata in un bombardamento. Pavese aveva ora una stanza da solo e sulla sua porta c'era un cartellino con scritto «Direzione editoriale». Pavese stava al tavolo, con la pipa, e rivedeva bozze con la rapidità d'un fulmine. Leggeva l'Iliade in greco nelle ore d'ozio, salmodiando i versi ad alta voce, con triste cantilena. Oppure scriveva, cancellando con rapidità e con violenza, i suoi romanzi. Era diventato uno scrittore famoso. Quegli anni, 47-48, un grande punto di svolta. Punto di svolta, sì, un grande punto di svolta sia per la vita pubblica italiana. Noi abbiamo parlato spesso degli anni delle grandi speranze, le grandi speranze che poi non si sono realizzate. E anche per quanto riguarda la mia vita personale, perché con la triste fine del Partito d'Azione, bisogna riconoscerlo, io non mi iscrissi più a nessun partito, non partecipai più alla vita politica direttamente, in prima persona, ritornai agli studi e ripresi, semmai qualche anno più tardi, il dibattito politico ad un altro livello, a livello culturale, a livello filosofico, quando ci fu il dibattito intorno ai problemi dei diritti di libertà, soprattutto in polemica nei confronti dei comunisti, un dibattito che continuò per 4-5 anni e che poi io raccolsi in quel libro Politica e Cultura pubblicato nel 1955, che è indubbiamente uno dei miei libri più noti, che è stato ristampato più volte. Importante anche perché fra i miei interlocutori comunisti si fu Togliatti. Quello che diede, diremmo, notorietà a questo dibattito, che a un certo punto, dopo gli interventi di intellettuali come erano Della Volpe, ed altri intellettuali, Bianchi Bandinelli ad esempio, che erano intellettuali comunisti, intervenne alla fine per concludere il dibattito lo stesso Togliatti con un corsivo che pubblicò su Rinascita e un corsivo che è una rubrica settimanale che era intitolata A ciascuno il suo e che lui firmava con quello strano pseudonimo Roderigo di Castiglia. Quindi Roderigo di Castiglia a un certo punto diede a ciascuno il suo, anche a me, quello che secondo lui doveva avere. Era una polemica che io conclusi questo libro rispondendo a Togliatti.